al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Gloria a te, Gesù. Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Mentre siamo in piedi, vogliamo aprire le nostre Bibbie nel primo libro delle Cronache, capitolo 15. Questa mattina abbiamo letto nel capitolo 13, al primo culto. Adesso leggeremo nel capitolo 15. E se nel capitolo 13 Davide, dopo aver preso quest'arca, poi fermò ogni cosa e la depose in casa di Obed-Edom, questa volta l'arca giunge a destinazione, a Gerusalemme. Davide si costruì delle case nella città di Davide, cioè Gerusalemme. Preparò un luogo per l'arca di Dio e innalzò una tenda per essa. Allora Davide disse: nessuno deve portare l'arca di Dio tranne i Leviti, perché il Signore ha scelto loro per portare l'arca di Dio e per essere suoi ministri per sempre. E Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore al luogo che egli le aveva preparato. Passiamo al verso 11. Poi Davide chiamò i sacerdoti Sadoc e Abiatar e i leviti Uriel, Asaia, Joel, Semaia, Eliel e Aminadab e disse loro: voi siete i capi delle case patriarcali dei leviti, santificatevi voi e i vostri fratelli affinché possiate trasportare l'arca del Signore, del Dio di Israele, nel luogo che io le ho preparato. Siccome voi non c'eravate la prima volta, il Signore, il nostro Dio, fece piombare un castigo fra noi, perché non lo cercammo secondo le regole stabilite. I sacerdoti e i leviti dunque si santificarono per trasportare l'arca del Signore, del Dio di Israele. I figli dei leviti portarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come Mosè aveva ordinato secondo la parola del Signore. Davide ordinò ai capi dei leviti che chiamassero i loro fratelli cantori e presentassero servizio con i loro strumenti musicali, salteri, cetre e cembali, da cui trarre suoni vigorosi per cantare in segno di gioia. Vogliamo passare al verso 25. Davide, gli anziani di Israele e i capi di migliaia si misero in cammino per trasportare l'arca del patto del Signore dalla casa di Obed-Edom con gioia. E poiché Dio prestò assistenza ai leviti che portavano l'arca del patto del Signore, fu offerto un sacrificio di 7 tori e di 7 montoni. Davide indossava un mantello di lino fino, come anche tutti i leviti che portavano l'arca, i cantori e Chenania che dirigeva la musica fra i cantori. E Davide aveva sul mantello un efod di lino. Così tutto Israele portò l'arca del patto del Signore con grida di gioia, a suon di corni, di trombe, di cembali, di salteri e di arpe. Quando l'arca del patto del Signore giunse nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardava dalla finestra e, vedendo il re Davide che danzava ed esaltava, lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca di Dio
e la collocarono in mezzo alla tenda che Davide aveva eretta per quella, e si offrirono olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti a Dio. Amen. Potete accomodarvi. Fin qui la lettura della parola di Dio. Per la seconda volta Davide, sempre col buon proposito, portò a compimento appunto quello che egli desiderava e che era anche secondo la volontà di Dio. Un'arca, dicevamo questa mattina, trascurata per diversi anni, un'arca che fece percorsi che non doveva fare, si ritrovò in mezzo ai Filistei, non per la loro audacia, per la loro forza, ma per la tremenda, terribile condizione morale e spirituale del popolo di Israele. Furono grandemente sconfitti e questa arca fu presa e poi utilizzata per un tempo dai Filistei. Questa mattina voglio parlare attraverso questo testo della parola del Signore la correzione che Dio operò in Davide in un modo efficace. Davide ebbe un buon proposito, dei buoni sentimenti, amava il Signore, ma trasportò quell'arca in modo superficiale. Non seguì le regole prestabilite che Dio aveva preordinato secondo la legge di Mosè. Usando un'espressione moderna, diremmo fece un po' di testa sua. E tante volte l'atteggiamento che il credente ha nei confronti delle sacre cose di Dio, o anche delle cose che a volte pensiamo che siano nostre, che ci appartengono, la parola di Dio dice che tutta la nostra vita deve essere consacrata al Signore. Amen. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, la nostra vita deve essere consacrata al Signore e quindi nulla di impuro deve essere presente nella nostra vita. Bene, Dio intervenne con un castigo tremendo. Uzza stese la mano la prima volta che si trasportava quest'arca perché stava per cadere e rimase fulminato, colpito da Dio, morì all'istante. Questo portò Davide a soffrire molto e la parola di Dio, dicevamo questa mattina, ci dice che ebbe paura, non nel senso generale del termine, ebbe paura di Dio per quello che avvenne. Egli pensava di conoscere il Signore. Pensava che il suo rapporto fosse così intimo da poterlo servire anche attraverso i suoi parametri. Ma Dio non aveva stabilito questo. Si rese conto dell'errore che commise e abbiamo una testimonianza al capitolo 15 come questa correzione risultò fruttuosa per la sua vita. Ora fermiamoci un attimo a considerare questa parola, correzione. Non è molto piacevole. Nessuno ama la correzione, nessuno ama la riprensione, è fastidiosa. Non so se siete tutti d'accordo, ma nel momento in cui siate corretti, fermatevi un attimo e iniziate un po' a considerare che sentimenti si animano nella vostra mente e nel vostro cuore. Non piace la correzione. Però la correzione di Dio è necessaria, è importante ed è attuata per il nostro bene.
ogni parola di Dio è ispirata dallo Spirito Santo ed è utile a insegnare, a istruire, a correggere, a educare alla giustizia. E la correzione, anche se non è piacevole, però dobbiamo ammettere che quella che proviene dal Signore in modo particolare è molto utile, è indispensabile, aggiungerei. Davide se ne rende conto e fa sì che quell'errore, quel grave errore che gli commise, potesse ricevere correzione e quindi potesse egli non solo umiliarsi davanti al Signore, ma appunto poi successivamente lo portarono a far trasportare l'arca nel modo corretto, prestabilito da Dio. Io ricordo che quando andavo a scuola, ero piccolino, le elementari, le medie, inferiori, nel compito in classe, quello di italiano, solitamente si usava un foglio che si piegava in due. Non so se si usa ancora, però ai miei tempi si faceva così, si scriveva nella prima colonna. E quando chiesi alla mia maestra la prima volta, ma perché dobbiamo, abbiamo un foglio grande, dobbiamo utilizzare metà, una sola parte di questo foglio, e mi disse la professoressa che quell'altra metà serviva per le correzioni. E quando riconsegnavano il compito, prima di andare a vedere il voto, si guardava un po' a quella colonna vuota, se fosse stata riempita. Ahimè, se fosse stata riempita, scritta. Di solito si scriveva il tema o con penna blu o con penna nera. E la correzione veniva fatta in rosso per essere molto evidente, per essere chiara. E ahimè, dicevo, quando trovavamo quella colonna piena di scritte, pensavamo, immaginavamo la conseguenza, quale sarebbe stata la conseguenza, un voto basso. E una volta mi ricordo che in quella colonna io scrissi un tema di storia, a me piaceva molto la storia, e ci furono diverse scritte in rosso. E vidi che in realtà il voto poi non era proprio basso come doveva essere. E andando dalla professoressa chiesi il come mai di questo voto con tutte quelle correzioni. E mi disse, guarda, sì è vero ci sono stati diversi errori, ma il contenuto mi è piaciuto tantissimo, quindi ho dato valore al contenuto che hai fatto. Dico questo, fratelli e sorelle, perché la correzione, anche secondo quello che dice la parola di Dio, a volte sembra produrre una sofferenza, un dolore. Sembra incutere paura, timore, ma è per il nostro bene. Per risaltare questo bene che il Signore vuole fare nella nostra vita, a volte è necessario che Dio corregga anche con un castigo. So che quello che sto dicendo può essere duro, e questa parola possa sembrare difficile da assimilare. Io leggo in Ebrei capitolo 12, dal verso 4. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come ai figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati.
non ci aspetteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa, cioè Dio, per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione, sul momento, non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Amen. Credo che questa parola ci renda molto chiara l'importanza della correzione. E Dio ci corregge, e gloria a Dio per questo. Un'altra cosa che diceva la mia professoressa è che niente è più brutto di un sentimento di indifferenza. E siccome Dio non è indifferente, siccome Dio non è superficiale nel suo rapporto di amore con noi, Dio non ci lascia andare via senza la correzione, non ci lascia liberi a noi stessi di fare ciò che ci pare o ci sembra di essere giusto, ma Lui ci corregge perché siamo Suoi figli. E io voglio un amen che sia abbastanza forte questa mattina. Gloria al Signore, proprio perché Egli ci ama, Egli ci corregge. Fu preso da una paura tale Davide che non sapeva più quello che doveva fare. La prima volta, al capitolo 13 delle Cronache, lasciò l'arca nella casa di Obed-Edom e disse: come posso io portare quest'arca a casa mia? Tutto il suo entusiasmo, tutta la sua gioia era crollata in un istante per mezzo di quella correzione, di quel castigo, di quell'intervento da parte del Signore. E arrivo al secondo punto. Dopo aver parlato dell'utilità della correzione, voglio anche parlare del motivo della correzione. Il motivo era perché Davide e tutti i suoi uomini erano stati superficiali. Vi invito a casa a leggere il capitolo 13 e poi a confrontarlo con il 15. E nel 15 abbiamo letto che Davide segue per filo e per segno tutto ciò che era stato prescritto nella legge di Mosè. Avete notato? Questa volta niente carro nuovo. Questa volta non Uzza e Aio, seppur figli di sacerdoti, ma non erano stati consacrati a trasportare l'arca. Era un ministero che doveva essere fatto in perpetuo. E allora li incoraggiò a santificarsi perché dovevano trasportare l'arca. E la trasportarono sulle spalle, non su un carro nuovo con degli animali, dei buoi. E tutto questo ci fa riflettere, ci fa considerare sul fatto che quella correzione portò Davide a comprendere, a capire che per servire e onorare il Signore non poteva andare avanti secondo i suoi pensieri, le sue idee e secondo i suoi ragionamenti, ma doveva seguire quello che è scritto. E fece un bel passo indietro. Vedete, di Davide possiamo raccontare diversi errori, molto gravi anche. Ma il sentimento genuino che Davide aveva verso il Signore lo portava ad esaminarsi e a comprendere che quell'errore non era una sciocchezza, non era una piccolezza,
e che la gravità di quel castigo era proporzionata alla mancanza che loro ebbero nei confronti del Signore. Non era per nessun motivo, non era ammesso che qualcuno toccasse l'arca con le proprie mani. Da quell'errore Davide va a investigare le scritture. Se le legge per bene, se le studia, comprende, si umilia davanti al Signore. E l'umiliazione, il pentimento, il ravvedimento è dato dal fatto che egli non persegue la stessa via di prima. Non dice, forse dobbiamo utilizzare delle ruote un po' più morbide affinché l'arca non cada. O magari la teniamo con delle corde, non la tocchiamo con le mani. No, no. La correzione prevede un ravvedimento. Il ravvedimento significa non persistere su una via sbagliata, ma cambiare proprio direzione. E l'atteggiamento di Davide al capitolo 15 è proprio questo. Il senso che abbiamo quando leggiamo questo capitolo, confrontandolo al capitolo 13 delle Cronache, ci dà proprio questa idea, questo pensiero, che Davide ha cambiato notevolmente modo di comportarsi, di agire nei confronti del Signore. Il motivo della correzione? Non lo cercammo secondo le regole stabilite dal Signore. E quindi quando arriva la correzione, è importante, fratelli e sorelle, piuttosto che stare lì a ostentare le nostre ragioni, fare un passo indietro, ammettere le proprie colpe, umiliarsi davanti al Signore e riprendere la storia seguendo letteralmente la parola del Signore. Lo zelo senza conoscenza, Proverbi 19:2, non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. Non possiamo dire che nel capitolo 13 Davide e i suoi uomini non mostrino zelo e entusiasmo. Io vedo lo stesso entusiasmo, la stessa gioia. Ma l'entusiasmo, la gioia, l'approvazione di tutto il popolo, questa armonia che sembra che ci sia anche nel capitolo 13, non sono e non devono essere il mezzo per la quale noi dobbiamo sentirci approvati dal Signore. L'unico mezzo per la quale noi possiamo sentirci approvati dal Signore è questo, l'ubbidienza alla parola di Dio. Amen. Quando c'è questo, allora possiamo avere tutto il mondo contro, possiamo avere la famiglia, tutti. Ma se Dio ci approva, nessuno ci smuoverà, fratelli e sorelle. Lo zelo, l'entusiasmo, senza conoscenza, non è cosa buona. Perché si rischia di fare il male. Vedete, su una cosa che ho riflettuto su questa storia, è il fatto che lo pensiamo in tanti, se non avesse fatto nulla Davide, se sarebbe stato buono al suo posto, non ci sarebbe stato nessun errore. E non è questo l'argomento di questa meditazione, non è questa una ragione valida. Certo, su ogni cosa, chi fa poco sbaglia poco. E chi fa molto c'è il rischio che qualche errore venga a ritrovarsi nel suo lavoro, nel suo servizio. Il Signore voleva che quell'arca fosse tenuta in considerazione perché era stata per molto tempo abbandonata a se stessa. Quell'arca rappresentava la presenza di Dio. Il problema non è sul fatto che Davide era forse troppo iperattivo. No, no, Dio approvava
il suo servo Davide, approvava i suoi sentimenti, ma Davide aveva bisogno di questa correzione. E noi vogliamo ringraziare il Signore perché il Signore non solo ci corregge, ma ci dà anche la motivazione, perché ci ama, perché ci tratta esattamente come figli. E noi non possiamo fare altro che dire grazie Signore, perché in questo Tu manifesti il Tuo grande amore. Quanto è terribile invece la superficialità, l'indifferenza. E in ultimo concludo, ho letto il primo verso del capitolo 16, perché qui c'è il risultato della correzione. Mentre nel capitolo 13 l'arca non arriverà a destinazione, Davide è preso dalla paura di Dio, Davide abbandonerà l'arca nuovamente nella casa di Obed-Edom, non la vorrà a casa sua per paura. Vedete quali sentimenti si innescano quando non facciamo le cose secondo le cose che Dio invece ha prescritte? Però in questo caso, nel capitolo 15, Davide, seguendo tutto ciò che Dio aveva predetto e prestabilito, raggiunge la destinazione. C'è entusiasmo, c'è gioia. E Dio non detestava questo. Non detestò i sentimenti di Davide. Come nel primo viaggio, anche nel secondo c'è una bella musica, ci sono dei cantori, c'è una lode che avanza, prorompente, grida di esultanza, di gioia, vengono manifestate, indirizzate al Signore. Dio li sta benedicendo, ma questa volta c'è il risultato. Quest'arca arriva a destinazione e la collocarono in mezzo alla tenda che Davide aveva eretta appunto per quell'arca. Che la presenza di Dio possa essere al centro della nostra vita. Vedete cosa produce la correzione? Quando sopportiamo anche la tristezza, il dolore che essa produce, e con l'aiuto del Signore facciamo sì che questa correzione apporti i suoi benefici, i suoi straordinari effetti nella nostra vita. Il risultato è questo, che Dio rimane al centro della nostra vita, dei nostri pensieri, dei nostri giorni, della nostra quotidianità. Che il Signore possa davvero aiutarci a comprendere il valore della correzione, possa aiutarci a comprendere il motivo di quella correzione e anche a capire che il risultato di quella correzione, se noi ci umiliamo davanti al Signore, è un risultato benedetto. La casa di Obed-Edom fu per 3 mesi benedetta perché il problema non era nell'arca, ma era nei modi con la quale era stata trasportata, non secondo le regole stabilite. Mi piace sentire queste parole da Davide, perché Davide fu preso da una paura tremenda e non fantasticò con la sua mente dicendo «Beh, allora non faccio più nulla per il Signore, così non mi arrischio, così non sbaglierò, adesso se qualcuno avrà pensiero per l'arca si arrangerà lui». Questo è il risultato è la premiazione della buona volontà. Io avevo messo tutto il mio impegno, lo avevo fatto con i buoni propositi, con i buoni sentimenti, e questa è la paga, la retribuzione che io ricevo. Un cuore indolente,
ribelle alla correzione, avrebbe forse espresso queste parole nei confronti di Dio. Ma stiamo parlando di Davide, che sa riconoscere l'importanza della via dell'umiliazione. E mi piace sentire queste parole, perché significa che Davide ha vinto la paura, ha accettato e apprezzato la correzione di Dio e non lascia l'arca nella casa di Obed-Edom, ma la vuole portare al centro della sua tenda. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Gloria al nome del Signore. A volte leggere, ascoltare la parola di Dio sembra quasi che sia una parola delle prescrizioni, quelle di Dio, che sono un macigno, un peso. Quasi quasi sembra che perdiamo la libertà. Gesù dirà: il mio giogo è un giogo dolce. E se noi facciamo quello che è scritto, noi ne riceveremo una benedizione straordinaria. Ma se ci allontaniamo da ciò che è scritto, il rischio è tremendo. E non raggiungeremo nessun buon scopo nella nostra vita. E io credo che nessuno di noi pensi minimamente che Dio debba essere messo da parte. E allora noi vogliamo chiedere questa mattina: Signore, io voglio prendere quell'arca. Io voglio restaurare una comunione intima, sincera con te. Ti voglio al centro della mia vita. Ti voglio al centro della mia famiglia. Ti voglio al centro della mia tenda, della mia comunità, della mia chiesa. Signore, non voglio più fare di testa mia, ma voglio costruire tutto sulla base della tua parola. Anche se la mia carne sente che la tua parola è ostile, ma il nostro spirito ne riceve grandi benefici. E questa mattina vogliamo chiedere al Signore che Egli possa benedire tanto i nostri cuori ed alzare il nostro sguardo verso le cose celesti e vedere quanto è meravigliosa, consideriamolo insieme, fratelli e sorelle, la benedetta presenza di Dio nella nostra vita. Signore, allontana da me tutto ciò che a volte voglio fare di nascosto. Invoca il Signore. Signore, allontana da me tutto ciò che non ti appartiene. Ma allontana da me, Signore, anche se ci sono dei buoni sentimenti, quel modo di fare che non è un modo di fare che rispecchi un vero credente, un credente maturo, consacrato al Signore. E allora aiutami, Signore, a fondare la mia vita sulla Tua parola. Alleluia. Gloria al Tuo nome, Signore. Benedetto Tu sei, Gesù. Alleluia.